fai il kit film, dove vedo? Pago al mio paese l'aria vacanza veronese. Pago forse Poggio e i monti di Polenta, l'area più bella delle tue vacanze ti aspetta. Val d'Ogarda a Verona. Buonasera a tutti.
Questa non la sapevo, sono quasi sconvolto. La nostra contadina Gina. Va Gina, pigia l'uva. Bene. Niente, dovete sapere appunto che vi dicevo che il lavoro della pigiatura era un lavoro abbastanza lungo e faticoso e talvolta si dilungava fino a tarda notte e quindi diventava quasi una festa, perché dopo ore ed ore ed ore di pigiatura si pigiava a ritmo di polka. E i contadini entravano, ballavano sull'aia, mentre le pigiatrici e i pigiatori pigiavano con forza, tenendosi forte alla sponda del carro sul tino. Il tino è un mio amico, è un mio amico che abita... Ok. Oh,
fish in the minor swing of water. Hear the chords of hymns bid. Start a dance of sun for six of any road is excellent. Start a dance of sun for six of any road is excellent. In the minor swing of water.
ladies and gentlemen, and welcome to this venue. Today, we'll take you back on September the 14th, 1786, date on which Goethe arrived in Bardolino's small port, and we will be inserted into the final text of the journey in Italy, which fully expresses the feeling of relief experienced by Goethe during his staying on Lake Garda. Quatrième anniversaire du passage de Goethe par Bardolino en 1786. Ecco. Oh, Boris! Stai per arrivare uno, c'è più di uno, un uomo, ma che tipico uomo, un uomo con la maiuscola! Der Goethe kommt, der große Dichter, der größte Europas und einer der größten Dichter aller Zeiten, wird in wenigen Augenblicken mit einem Segelschiff auf dem Weg nach Verona. Er erscheint noch nicht. Diese Prominenten, ich kenne sie gut, sie müssen immer auf sich warten lassen. Komfortabler. Ein andermal möchte ich gerne mich hier aufhalten. Un'altra volta mi piacerebbe far soggiorno qui, in diesem Schlaraffenland. Und hier wie ein richtiger Schlaraffe, einem anderen Namen. L'arena di Verona. Cosa fai? Da qua. Das behalte ich bei mir. Peggio della guardia di Malcesine. Meglio però non provocarlo troppo. Pulcinella? Pulcinella. Gepäck zur Skaligerstadt führen sollten. Es wird ja eine Zeit kommen, ich sehe sie klar und deutlich vor mir, wo die Esel benutzen werden. Verrà un tempo in cui gli uomini non useranno più come veicoli dei muli animali, ma uniti di ruote. E sarà bello.